guerre del Settecento. Le guerre del Settecento sono relativamente poche rispetto alle guerre combattute nei secoli precedenti. Di fatto, nel Settecento vengono combattute grandi guerre, la guerra di successione spagnola, quella di successione polacca, quella di successione austriaca, la guerra dei 7 anni, la guerra di indipendenza americana, più altre piccole guerre, altre piccole dinamiche che si inseriscono all'interno di questo secolo, per un totale di 21 guerre. 21 guerre e 30 anni di pace. 21 guerre, detta così, sembrerebbe in realtà un controsenso. 21 guerre sono tante in un secolo. Non è così. Nei secoli precedenti le guerre furono molto più numerose, tant'è che lo storico inglese Henry Kamen definì il periodo che va tra il 1550 e il 1660 come il secolo di ferro. Perché? Perché in un secolo si sono combattute tante di quelle guerre per così tanto tempo da far sembrare questo periodo realmente il secolo della guerra. Per esempio, in quegli anni si è combattuta la guerra tra la Spagna e i Paesi Bassi, che hanno impiegato di fatto 80 anni prima di arrivare ad una conclusione. 40 anni sono durate le guerre di religione in Francia. 30 anni la guerra dei 30 anni, 50 anni tutte le guerre a fasi alterne combattute da Luigi XIV. Ma perché si combatteva negli anni precedenti, nei secoli precedenti? Si combatteva per affermare la propria idea, si combatteva per diventare potenza egemone, si combatteva per annientare il nemico. Le guerre di religione mirano di fatto alla supremazia di una religione piuttosto che di un'altra. Oppure tutte le guerre scatenate dalle varie potenze europee, sempre nei secoli precedenti, mirano a che cosa? Mirano a far sì che in Europa ci sia una potenza egemone. Le guerre del Settecento non saranno così. Le guerre del Settecento mireranno a cercare di mantenere l'equilibrio. E questo equilibrio può esserci solo se non c'è una potenza egemone, solo se nel vecchio continente non c'è una potenza che si afferma su tutte e vuole dettare legge. Si chiama politica dell'equilibrio, una politica che doveva assicurare una certa stabilità a livello internazionale. Una politica che si comportava un po' come le leggi della fisica, cioè in un periodo come questo, anche la pace, anche la guerra, anche l'equilibrio tra i pa vari paesi viene trattato come se fosse un equilibrio di tipo fisico. Per mantenere le cose in equilibrio è necessario che qualcuno rinunci a qualcosa e qualcun altro invece ottenga qualcos'altro, senza che si vengano a creare dei poteri troppo forti. Per questo c'è da dire che i trattati di pace che si firmano nel Settecento, soprattutto a partire dal Trattato di Utrecht, quello che va a chiudere la guerra di successione spagnola, vanno a fare che cosa? Vanno a mettere in chiaro che quello che deve essere fatto è tentare di mantenere una pace universale perpetua. Per mantenere questa pace universale perpetua è necessario che tutto rimanga in equilibrio per garantire la pace. I trattati di pace quindi vanno a soddisfare i vincitori, ma rendono anche accettabile per i vinti il nuovo assetto imposto. Il Settecento quindi è l'anno, cioè scusate, è il secolo delle trattative diplomatiche. Le trattative diplomatiche che teoricamente riescono a ridurre il numero dei conflitti che si combattono in Europa. Tuttavia, però, se è vero che si combatte di meno,
È pur vero però che quando si va a combattere, quando si va alle armi, gli scontri diventano più sanguinosi. Più sanguinosi perché? Perché vanno a coinvolgere degli eserciti sempre più grandi, degli eserciti preparati. Robson spiega che la politica dell'equilibrio muta di fatto la maniera di fare la guerra. Perché? Perché si formano degli eserciti che sono dei veri e propri eserciti di professione. I soldati vengono infatti costretti a degli addestramenti piuttosto duri, piuttosto cruenti. Si diventa soldati di professione. Non ci sono più i contadini che si alzano la mattina, si armano e vanno a fare la guerra. Non ci sono più i cavalieri che si alzano e vanno a combattere con i loro cavalli. Si è soldati e lo si è per tutta la vita. La maggior parte delle battaglie del Settecento si svolge non all'interno delle città, non ci sono le distruzioni delle città, le città non vengono messe a ferro e fuoco se non in alcuni casi, per esempio nelle province orientali nelle province orientali d'Europa durante la guerra dei 7 anni, quando la Russia di fatto devasta opera delle violenze molto forti nei riguardi anche della popolazione. Diciamo che i civili nelle guerre del Settecento sono meno coinvolti rispetto a quanto non lo fossero nelle guerre precedenti. Tra l'altro, il nuovo obiettivo della guerra non è più distruggere il nemico. Nel Settecento non è più importante annientare il nemico, l'importante è ottenere il proprio obiettivo. E il proprio obiettivo spesso è un obiettivo di carattere economico oppure un obiettivo di carattere politico. Il paradosso delle guerre del Settecento è che nel tentativo di mantenere tutto in equilibrio, quelle guerre più piccole, diciamo così, le guerre che si potevano evitare, si evitavano, ma tutte le altre guerre diventavano delle guerre che assumevano non più la proporzione di un conflitto locale, ma di un conflitto su vasta scala. Non a caso, la guerra dei 7 anni sarà considerata come il primo conflitto mondiale della storia. Nella descrizione del video trovate tutti quanti i link alle 4 grandi guerre che sono state combattute nel Settecento, la guerra di successione spagnola, quella polacca, quella austriaca e la guerra dei 7 anni.